Scusa, non volevo togliere la parola anche perché è grossa, per cui dopo mi dico. No, ad Angelo. No, mi piacerebbe chiedere ad Angelo se ci può raccontare in pochissimo tempo che cos'è lo sport per lui, che cosa è stato per la sua vita, che cosa ha cambiato il suo carattere, il suo modo di essere. Poi Angelo un po' brusco ed è bello averlo qui vicino a me. Buongiorno a tutti. Allora, com'è cambiata la mia vita per lo sport? Diciamo che da ragazzo scapestrato, qui ero piccolino, mi conosceva benissimo, sono entrato in una palestra dove il rispetto per il compagno è la cosa fondamentale. Il maestro, già da quando si entra in palestra c'è tutta una serie di riti da fare, dal saluto prima di salire la carassina, per non farlo scendere, cose che non avevo prima, quindi rispetto è la prima cosa fondamentale che insegna il judo. E poi è cambiato tantissimo, da lì ho cominciato con le gare, ho cominciato a vincere, e non ero bravissimo a scuola, quindi mi sono dato tanto da fare nello sport e adesso sto recuperando quello che ho fatto prima a scuola. E quindi ho seguito quella strada che mi ha dato anche un lavoro, perché sono riuscito a far parte delle Fiamme Gialle, del gruppo sportivo della mia vicinanza, e oggi sono tornato, finita la carriera agonistica, a continuare nella mia vecchia palestra dove il presidente Nando e io vicepresidente portiamo avanti la passione per i più piccoli e più grandi. Grazie. Adesso avete detto dove siete? No, allora, ma dove siete voi in palestra? Questo è importante, ma diciamo anche. Siamo in palestra per la partita di una delle scuole mattina. Tutta la settimana, da lunedì a giovedì sera, praticiamo giugno. Grazie a voi, vi ringrazio. Per la visita per la esibizione, al presto, sotto il pianto. Grazie, grazie ancora. Allora, adesso parte la pole dance. Se vogliamo andare verso lo stand, nella parte di danza, si inizierà con un esercizio.